Il decreto crescita che è stato fatto tanto rubante a livello dei termini che sono stati utilizzati, ma non ha scaricato a terra niente per le imprese. La mini IRES che è stata tolta, il credito in ricerca e sviluppo che sono state tolte. E nonostante questo, le aziende hanno portato e ottenuto in questi ultimi periodi dei risultati con un lieve segno positivo. Stiamo parlando dello 0,1%. Ma una rondine non fa a livello nazionale, ma una rondine non fa primavera. Cioè, noi parliamo i paesi che crescono a due cifre. Non, noi stiamo parlando, siamo sempre qui allo zero virgola. Mi viene quasi da ridere gli incentivi che vengono fatti. Cioè, sono veramente. Certo. Quello che si deve cercare, ritengo, è rimettere l'impresa manifatturiera al centro di quello che possono essere i programmi di sviluppo e di crescita che il nostro paese dovrebbe avere, con interventi volti sicuramente anche a quello che possono essere le persone, ridurre il cuneo fiscale. Non è possibile avere il regime fiscale che noi abbiamo oggi. E sotto l'aspetto contributivo dei nostri, io sarei la persona più contenta di stare di poter aumentare il 30% lo stipendio, ma se questo 30% va direttamente nelle tasche dei miei dipendenti, non e questo è il vero problema. Il cuneo fiscale va ridotto.